Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Buonasera amici, benvenuti a GoTV e benvenuti soprattutto alla nuova puntata di Go Gossip, presentato da me, la Uggi, ovviamente, e Paolone il paparazzo, eccoci qua. Allora, dato il benvenuto, Paolone? Sì, vi do il benvenuto anch'io, e prima di presentare gli ospiti, la sigla. Sigla. Eccoci, dopo la sigla, allora vi presentiamo, cari amici telespettatori, le nostre ospiti, due donne che si sveleranno a voi questa sera senza segreti. Una cosa in comune hanno queste due donne, che sono state tutte e due concorrenti del GF. Lucia Bramieri e Siria De Fazio, benvenute. Buonasera, grazie. Benvenute al nostro programma Go Gossip, e ci fa piacere. Benvenute. Grazie ovviamente davvero. Avermi qua. Grazie a voi per l'invito. Allora Lucia, io partirei da te. Ma guarda che caso, casualità. Vabbè. Allora Lucia, ma è una scelta in ordine di età, quindi prima no, gli anziani? No, poi no, assolutamente. Ah, okay, no. Diciamo di priorità, anche vabbè, perché rispetto ci sta un po' prima gli anziani. Vabbè. Allora, tu Lucia, ovviamente mi permetto di darti del tu. Certo, certo. Ecco, sei nota alle televisioni perché comunque sei stata la nuora del grandissimo, sì, e amatissimo da tutti noi italiani, Gino Bramieri. Hai sposato il figlio, Cesare Bramieri. È vero. Purtroppo, per cause maggiori, si sa come è finita la vostra... Il nostro matrimonio. Sei vedova. Però di te cosa dicono le persone? Innanzitutto che sei molto vera, e questo dobbiamo dichiararlo. Vorrei incontrare chi dice il contrario. Io che la conosco confermo. Ecco, Molto, con te sono stata verissima poi. Eh sì, perché con Paolone hai avuto un bel da fare, poi ne parleremo. Sì, poi ne parleremo. Allora adesso dico cosa dicono di lei, che allora, una persona molto attenta al look, molto vera. Che sei di carattere vivace, estroverso, polemica. No. Di forte personalità. Sì, polemica no, esprimo il mio pensiero, poi se non è condiviso pazienza, però polemica no. O forse un po' sì. Forse un po' sì. E ho scoperto una cosa, Paolone, e anche ai nostri amici telespettatori. Sì. Ho scoperto che la nostra Lucia Bramieri, amatissima, che lei poi la vediamo sempre, la Barbara D'Urso, è stata una delle prime vigilesse di Milano donna. Vero. Io veramente non lo sapevo. Sì, sì. Fra le tante cose che ho fatto nella mia vita, perché veramente la mia vita, devo dire, è stato tutto un eterno cambiamento e movimento. Sì, io ho vinto negli anni 80, parliamo, allora ho vinto un concorso da vigile urbano e sono stata una fra le prime vigili donne di Milano, e vi assicuro che non è stato facile, perché l'ambiente era molto di caserma, ovviamente, quindi tu dovevi dosarti, ecco, forse anche questo mi ha un po' aiutato, no? A creare questo carattere un po' che ho io, perché quando tu stai in mezzo a tanti uomini e ci stai per lavoro, quindi non è che sei una festa, devi riuscire a dosare tra, come dire, il momento di divertimento, la battuta, eccetera, però anche riuscire a farti rispettare, che loro non prendano il sopravvento poi magari con battute un po' troppo confidenziali, mettiamola così. Quindi il limite, insomma... Sì, perché per una donna... Non era poi semplice. Poi gli anni 80 erano tempi diversi. Guarda, la nostra regia ci sta facendo proprio vedere il tuo look. Adesso abbiamo sempre molto sobrio. Il tuo look, sempre molto attento, molto preciso. E poi avevamo anche una foto, non so se riescono a mandarla ancora in onda, con il tuo caro Cesare. Sì, io amo essere un po'... Ma già con Cesare non ero... Mio marito, per esempio, quando io andavo dal parrucchiere... Non sapeva mai come tornavo a casa. Una volta mi mettevo l'extension lunga fin qua, una volta mi ero tutta rasata, una volta ero bionda e con la frangia nera. Cioè, ormai lui era abituato, capito? Per fortuna ho avuto un marito così, perché un altro
cioè mi cacciava di casa dopo 3 giorni. Invece lui è stato veramente molto speciale, molto, non era un uomo geloso, era un uomo che aveva capito, insomma, che io ero una donna esuberante. E quando facevo qualche battuta, magari un po' così con gli amici, me lo ricorderò sempre, lui diceva: perdonatela, non è cattiva, è ammalata. Ah, dico io, sono l'ammalata, ha parlato il sano, cioè eravamo, capito, una coppia. Lucia, ti voglio chiedere una cosa, no? Allora, siccome tu sei stata spesso un po' polemica, diciamo al centro del gossip, però sì, fidanzati anche molto giovani, dicono. No, così. Ma questo non è vero. Ma Paolone ti ha mai ripreso? Avete mai litigato? Perché io ho trovato una bella fidanzata. Allora, sì, ma non ha niente a che fare con i fidanzati giovani. Precisiamo, io fidanzati giovani non ne ho avuti. Storie con toy boy smentisco categoricamente. Poi se ero fuori a mangiare una pizza con uno che aveva 30 anni, ma... Sì, è successo anche quello, ma non era un fidanzato. Ma che fidanzato? Cioè, lo saprò bene io adesso. Tra una pizza e tutto il resto c'è una bella differenza. Infatti. Allora... poi vabbè, c'è stata una storia, caliamo un pietosissimo velo, ma non è che parlavamo di nemmeno lì di un ragazzino, ma quella era una storia vera. Ma chi era? Si può sapere? No, che... no, no, non si può, non possiamo dirlo. Ma c'era che guarda questa cosa puntata. Non si può, no, è l'innominato. Okay. E poi invece, siccome ho questo compagno, che adesso diciamo, ti ho visto paparazzata. Ecco, era proprio il 28 febbraio, il giorno del suo compleanno, io me lo ricordo benissimo perché poi il giorno dopo siamo andati in lockdown. Io ero a pranzo a festeggiare il suo compleanno. Paparazzo. È passato questo disgraziato di paparazzo. E io in buona fede, siccome lo conoscevo, no? E gli ho offerto una fetta di torta, un bicchiere, eravamo da io, gente, mio compagno, vedi, suo che figlio e sì, la compagna sì, del figlio. Gli ho detto, poi tu me le fai avere queste foto? Cioè, te la fate avere in copertina però. Il compagno che io proprio, guarda, non vuole farsi fotografare, non vuole fare, mi ha detto, è stata colpa tua, no, dico, è stata colpa di Paolone, perché... Però poi alla fine, insomma, non c'è. Sì, ma io te lo date pure le foto, te lo date. Sì, no, ma sì, non ma solo me, però. Anche a certo, anche lo so che me le... raccontiamo no, come la grazie cosa. Grazie che me le hai dato. Stavamo pranzando, poi mi ha offerto lo spumante, la torta. Vabbè. Io stavo pranzando un altro tavolo, già gli ho fatto un po' di foto. Poi lei mi ha chiesto, mi fa un po' di foto per me? E io ho fatto anche quello. E beh, poi, lui aveva poi una c'era macchina un... che faceva bene. Ma... Poi c'era un bel bacio, dico, peccato, questo può andare sul giornale. Sì, no. E quindi adesso... Qua, guardiamo qua, guarda l'articolo che è stato anche scritto. Ecco, questa è la foto di del nostro paparazzo Paolone. Sì, che... grazie del regalo che gli hai fatto ad Angelo. È stato molto felice, ti ringrazierà per sempre. E vabbè, comunque non c'era niente di male, va no, bene, certo. Insomma, adesso diciamo compagno, ma siccome a me non piacciono i quando compagni... Quando si documenta l'amore così va sempre bene. Sì, però a me non piacciono i compagni, a me piacciono i mariti. Ecco. Guarda che dobbiamo andare a notte. E ho detto tutto. T'avviso. Questo ecco, è un messaggio. Andiamo a notte tra poco. È un messaggio. Perché la firmetta c'ha il suo perché. C'ha il suo perché. Bene, allora amici, vediamo, prima di andare a nozze, facciamo vedere al tuo compagno, che è in attesa della firma, un breve video che parla proprio di te. Lucia. Ecco, ma allora questa è una cosa di credo qualche anno fa. Ecco Lucia, non ci odiare, ma noi purtroppo siamo dei gossipari. No, e qui, qui non, è il tuo GF. No, era il GF, figurati che problema c'è. Cosa qui, vuoi sapere? Io voglio sapere. Dove mi piace mordere, dove mi piace mordere, ancora lì siamo. No, io non ho più neanche i denti, guarda. Voglio sapere, innanzitutto se... C'è stato qualcosa tra te e lui, se è una cosa falsa, se è una cosa vera? Allora, no, io credo di averlo detto. Sì, l'hai detto già tante volte. Però lo ripetiamo, magari per rinfrescare la memoria. No, perché ti devi sposare tra poco. Che ancora qualche dubbio. Diciamolo. Allora,
Falso non c'era niente perché noi ci conoscevamo. Ti dico che in origine il mio contatto con Simone era stato attraverso i social, perché uscivano all'epoca i nostri nomi come possibili candidati, sì, insomma, dell'Isola dei Famosi. E quindi attraverso, io non avevo il suo numero, dico, ma scusa, ma tu sai qualcosa, stai leggendo questi articoli da qui? No, io non so niente, ma neanche io, insomma, e poi ci siamo scambiati i numeri di telefono, ma io già sapevo che era fidanzato con la senatrice, quindi figura, sì, 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 lungi da me. Ci messaggiavamo per questo. Non c'è mai stata storia, ma che i messaggi dove ti piace mordere lui me li abbia mandati, insomma, questo l'ha anche confessato alla Duzza, per li abbiamo visto. Era uno scherzo, sicuramente, per carità, però... Per quello che mi riguarda, la senatrice può dormire sonni tranquilli. Rassicuriamo. E poi l'hanno fotografato in macchina. Ma fotografato anch'io, l'ho vista questa foto. Si può più andare in macchina, non si può più mangiare una pizza, ma che? No, ma cioè, nella macchina ti baciavi qua, sembrerebbe, qua. Ah, guarda, sembrerebbe, guarda. Paris, ma non è Lucia, perché tu non ce la racconti giusta. Se facciamo una foto io e te di sera mentre ti sto salutando, dandoti un bacio sulla guancia. Sì, lo facciamo. Dipende da come lo puoi interpretare. Facciamo la raffica di foto e scegliamo quella giusta che può sembrare. E allora, no, io non l'ho mai baciato Simone e no, penso che non lo bacerò mai perché non ci sarà occasione. Lui è fidanzatissimo, io pure. E quindi vi sarò tutti felici e contenti. Ecco. Paolo, ne vuoi presentarci Siria? Siria De Fazio. Allora, Siria De Fazio, lei è famosa per il GF, ma anche per essere stata la fidanzata di Nike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Preferisco per il GF. Ecco, come mai è finita poi la storia con Nike Rivelli? Diciamo che eravamo molto molto diverse, pensavamo di essere simili, ma nel tempo abbiamo capito proprio che eravamo opposte nei caratteri, nel modo di fare, in tutto. Ecco, poi lei ha trovato l'amore. Mi sembra che ha trovato l'amore. L'amore dentro ad un reality, quindi per forza di cose, insomma. Ecco. Paolone, ma te lo do io uno scoop adesso. Dimmi. Cari amici telespettatori, Siria De Fazio è innamoratissima di una persona che le ha cambiato la vita, che è il suo Pablo. Ah, ok. Avete visto che scoop vi ho dato? Amori che non tradiranno mai. Ecco, quindi diciamo chi è Pablo, raccontiamolo ai nostri amici telespettatori. Sì, che è il cagnolino, diciamolo, insomma, per qualcuno che allora, Pablo è il mio cagnolino che adesso è qui con me ed è sempre con me ed è arrivato nella mia vita 3 anni fa e mi ha totalmente cambiato proprio la vita, le priorità, tutto. Io quando l'ho incontrato avevo una forte depressione, avevo perso da poco il mio papà. E basta, lui mi ha aiutato veramente ad aver voglia di alzarmi al mattino e di sorridere, di prendermi cura di me e di lui insieme. Tu, Siria De Fazio, sei allora top model, sei una top model per i tatuaggi perché sei andata nelle migliori riviste. Tattoo model. E, hai fatto una copertina di Playboy addirittura, che poi hai fatto questa rivista, anche la copertina per questa rivista che è molto importante, molto famosa. E, prima rivista al mondo di tatuaggi. Perché poi questo è un magazine americano, credo, no? Perché tu sei spesso a Los Angeles, chissà. Io praticamente ho un permesso lavorativo a Los Angeles, quindi faccio un po' avanti e indietro con l'idea di poi rimanere lì. Ecco, Playboy, sì. Bellissima anche questa copertina. Sì. Complimenti. Grazie. Ascolta, poi ho notato prima, mentre ti stavano microfonando, che hai un tatuaggio di Paul Walker. Sì. C'è un aneddoto particolare, a parte tutti gli altri tatuaggi, però mi ha colpito questo tatuaggio con l'intravisto. Sì, ci sono grandi aneddoti. Paul Walker, vabbè, è un chi penso si sappia, un attore che non c'è più ed è la luce della mia vita, cioè la luce che mi guida anche se non c'è più. Bene, allora dopo questa, diciamo, osservazione che poi magari ci torneremo ancora in questo discorso, perché poi mi spiegherai perché comunque sei così legata, se vuoi, se lo vuoi raccontare ai nostri telespettatori, intanto diamo la pubblicità. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA.
La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Ben ritornati amici, ben ritornati qua a Go Gossip con le nostre ospiti Siria De Fazio, Lucia Bramieri e abbiamo l'ospite. È arrivato, eccolo, è Pablo. Anche lui. Ecco Pablo. È arrivato anche Pablo, ma che bravo, che è bellissimo. E ci stavi dicendo, un piccolo aneddoto perché poi cambiamo proprio pagina, sì, ci stavi dicendo che anche il suo nome arriva sempre da... Pablo, sì, il suo nome è in onore di Paul Walker, sì, gli amici, tutte le persone più chiare lo chiamavano Pablo e quindi io in onore suo ho chiamato il mio amore Pablo. Il tuo amore Pablo, quindi è stata una grande amicizia quindi con Paul Walker. E c'è qualcosa di importante, sì. Bello, bello, beata a te, possiamo dirlo, beata a te, perché adesso peccato ovviamente per quello che è successo, però insomma è ricordato... e stimato da tutti, soprattutto dei ragazzi, tutti i ragazzi di Fast and Furious, mamma mia, sì, impazziscono per questo attore, bello, certo, ma anche un bravo attore. Allora, abbiamo detto in introduzione, l'introduzione a me, ho paura. Che siete tutte e due state concorrenti del GF. Sì, Quindi Paolone vi chiede qualcosa. Sì, tu stai seguendo il GF questa edizione, cosa te ne sembra? Cosa pensi? Allora, io a differenza sua ho partecipato al GF normale, non VIP. Sì, quindi... ho fatto lo stesso con Barbara D'Urso. No, però tu hai fatto già quello VIP. No, non era VIP quello in cui sono stata io. No, no. Ah, era il GF, vabbè, comunque. Comunque io diciamo quando sono entrata al GF non ero conosciuta praticamente per nulla. E nel mio caso era tutto molto più spontaneo, naturale, eravamo un po' scemotti, non sapevamo come gestire la situazione, qualcuno di più, qualcuno di meno, comunque eravamo abbastanza spontanee, diciamo così. Quindi noti delle differenze dall'edizione di quello che vedo adesso, sì, che pare tutto molto organizzato, non tanto dal GF quanto proprio dai concorrenti stessi, anche perché se uno ci va già da VIP, ovviamente per lui è un'occasione per lavorare, comunque per riproporsi, sì, o quant'altro. Quindi ci sta anche, ma in questa edizione mi sembra un po' esagerato. Non riesco a guardarla come se ci fosse qualcosa di reale. E infatti, Lucia, ti volevo chiedere proprio questo. Condivido molto di quello che ha detto. Allora, io ho partecipato al GF come appunto Siria, non era quello VIP, però io ero già comunque più conosciuta essendo la nuora di Gino, poi c'era Simone che era comunque, è il compagno della senatrice Pezzopane, c'era Veronica Satti che è la figlia di Bobby Solo, in quell'occasione poi ha avuto insomma anche modo, grazie a Barbara credo, veramente ha fatto un grande lavoro, si è riuscita a ritrovare con suo papà eccetera, e poi c'erano dei ragazzi che erano invece completamente sconosciuti, che venivano dal mondo non certo né della televisione, non avevano parenti o familiari famosi, quindi una faceva la commessa, l'altra non so, insomma, quindi era un po' mista la situazione. E ecco, io sinceramente, allora io parlo per me, io non avevo nessun tipo di copione, non mi ero creata nessun tipo di programma da seguire o percorso da fare, io ho detto vado, quella che sono, farò il mio percorso, è una grande esperienza che
ringrazio di aver fatto, perché comunque avete anche fatto divertire tanto. Abbiamo anche fatto divertire tanto. Mi hanno messo questa maglia, mega maglia. Guarda, io mi sono divertita come una matta, veramente. All'epoca c'era Luigi Mario Favoloso, c'era Angelo Sanz, insomma, eravamo un bel gruppo, fin quando non hanno messo dentro Aida Nizzar, perché noi sembravamo, eravamo una compagnia così. È arrivata Ida, perché un po' di sale ce lo dovevano mettere sulla coda a tutti, se no andavamo troppo d'accordo, sembravamo così, che andavamo così un'allegra famiglia in vacanza, invece no, con Aida non è successo di tutto e di più. Però ecco, guardando questo grande, in particolare questo direi, io li vedo, non tutti, alcuni, molto studiati, poco spontanei, cioè, capisco che è un gioco e bisogna creare delle dinamiche, per carità, perché sennò anche chi guarda da casa si annoia, però mi sembrano troppo costruite certe cose, troppo impostate, troppo preparate. Ecco, invece secondo me il bello è vedere anche la spontaneità nelle reazioni. Ora io adoro e mi piace moltissimo Aldo Montano, perché lo trovo molto coerente, un personaggio che insomma ha un modo di fare che mi piace molto. Sinceramente altri che forse hanno fatto gli attori e vengono da un'esperienza stanno facendo più l'attore, stanno recitando la parte, diciamo. Mi dà un po' quell'impressione, però la dà tanti quest'anno, comunque, infatti, c'è stato anche il fatto di Soleil Sorge e Sofì Codegoni, che hanno detto che hanno dei copioni. Era questa cena dove una cena dove c'è questo l'ho letto, questo l'ho letto io. Qua, guarda, abbiamo anche una news spettacolo che dice: Soleil Sorge, Fabrizio Corona, la regia non riesce a censurare, il copione è svelato, perché lei proprio parla di questa. Ecco, io tra l'altro della stessa agenzia fanno parte altri personaggi che sono all'interno del GF, ed è vero che proprio quindi, il gossip che ci sono girano intorno a tutti questi personaggi che arrivano dalla stessa agenzia. Perché in realtà se guardiamo gli altri personaggi non sono così, no? Se tu guardi... Sono più naturali, pur creando dinamiche, perché ci sta, però più spontanei. Qua ma veramente sembra una telenovela. Certo, ma voi infatti vi ricordate quando lo presentò all'epoca Ilary Blasi, che Fabrizio Corona doveva entrare dalla sua ex fidanzata, Silvia Provvedi, bravissima. Che lui l'hanno ripreso che si stava studiando un copione. Questo non me lo ricordo. Sì, c'è un'immagine dalla regia dove lui si stava studiando. Ecco, vedi, secondo me queste cose così studiate alla fine poi non sono, come dire, vengono percepite dal telespettatore, perché chi guarda un reality, è vero che è un gioco, però insomma deve avere almeno l'idea di qualcosa di spontaneo, di reale. Se sembra tutto come un film, allora... Ma è un gioco, ma è anche un esperimento sociale. E certo, ecco, perché quindi... mettere insieme tante persone con teste diverse, con modi di vivere diversi, non è semplice. Cioè la cosa carina da casa è che tu vuoi proprio vedere come un personaggio famoso è nella si vita muove, reale, più esatto. o meno. Se quello stesso personaggio recita come quando recita. Lavora, non ti togli quella curiosità. Esatto, quindi infatti. Io lo sto seguendo, ma effettivamente perdo sempre più interesse perché mi accorgo proprio, è troppo evidente. Poi non solo chi è nella casa del copione, ma anche personaggi dal di fuori, che tipo arrivano. La fidanzata di quello, la fidanzata di quell'altro. Sì. Quindi capisci che fanno proprio tutti parte di questa cosa e me ne accorgo. Io che magari un po' ho lavorato nell'ambiente, ma se vai a guardare i commenti sui social, ma anche le persone, anche la gente è troppo evidente, insomma, ecco, quindi un po' più di spontaneità secondo me non guasterebbe. Per esempio a me piace anche molto Carmen Russo, perché comunque anche la vedo una donna insomma divertente, che però fa dinamiche, ma senza fare quegli show, insomma, dai, quello là che butta giù la porta, quell'altro che vuole uscire e poi non esce, quell'altro che... Dai, vabbè, anche meno, insomma. Anche perché così sembra che chi lavora nello spettacolo sia psicologicamente un po' particolare, perché sembrano tutti matti. Alex, bellissimo.
Cioè, sì, ma deve stare zitto. È bellissimo. Però quando lo vedi lì che fa questa parte, perché io... 100 vetrine. Mamma mia, vabbè, rilassati, ma goditelo. La cosa carina del GF quest'anno sono tutte le parodie che poi fanno sui social. È sicuro? Sì, infatti, per prenderli in giro. No. Questa è la cosa carina del GF. E poi, per esempio, Katia Ricciarelli, cioè... Anche lei tira fuori degli strafalcioni ogni tanto, vabbè. Però caspita, è più spontanea, capito? Mi va bene che uno possa anche dire delle cose sbagliate, ci sta, perché qualcosa ti può anche sfuggire. Però la spontaneità è bella da vedere. Cioè vedere un personaggio dello spessore di Katia Ricciarelli, perché adesso non è l'ultima... Cioè, arrivata, non è l'influencer di turno, senza togliere niente alle influencer, piuttosto che... Parliamo di Katia Ricciarelli, insomma, una, no? Una carriera immensa, però la vedi lì che si arrabbia, che è quello che la gente, secondo me, vuole vedere. Certo, come se fosse sul palcoscenico, perché, capito? Certo, come diceva Paolone, è nato come esperimento sociale. Certo. Quindi magari, ecco, nel tuo GF, innanzitutto no, eravamo molto spontanei molto tutti, spontanei sì, tutti. Sì, sì. Nel tuo sicuramente nel suo, non sicuro, avevate copione. Sì. Cioè, a differenza del suo che ha nominato alcuni personaggi che comunque si conoscevano, nel mio eravamo tutti praticamente sconosciuti e sembrava il grande sfigato. Cioè, nel senso che siamo arrivati tutti con delle vite un po' disastrate ed era bello vedere poi dopo com'è. In qualche modo abbiamo trovato un'unione, no? Ci siamo incastrati con i nostri caratteri. Però, ecco, era una cosa reale quella, proprio senza copione. Tutto. Ma infatti dopo, io l'ho fatto veramente tanti anni fa e ancora mi capita che le persone si ricordano i nostri vissuti, mi chiedono ancora tuo padre, cioè perché comunque magari si proiettano nella perché tua vita. Perché quando no? tu sei spontaneo e sei vero, entri nel cuore delle persone, perché questa paga è vincente, io credo che sia così. Sì. Le persone ti riconoscono per quella, a me inorgoglisce, lo dico veramente, il fatto che le persone che mi conoscono nella vita vera, cioè qui c'è, non so, magari un'amica che mi conosce da anni o altre persone che mi conoscono, hanno visto la Lucia Bramieri del GF che corrisponde esattamente alla Lucia Bramieri della vita reale. E quindi io non ho creato il personaggio e la persona è un'altra cosa. Per questo io non ho mai avuto difficoltà ad andare in televisione, perché non mi dovevo preparare, studiare quello che dovevo dire, non dovevo dire. Io sono sempre stata me stessa e alla lunga, secondo me, questa è la carta vincente, sempre nella vita, a prescindere, quando tu sei tu stessa. Lucia, visto che siamo quasi in chiusura, voglio farvi una domanda a tutte e due. Parto da te, che così poi chiudiamo con Siria. Allora, adesso progetti futuri, adesso perché tu hai anche un negozio di stylist. Io ho un salone insieme alla mia socia Daniela, che è bravissima, di parrucchiere qua a Milano. Ci occupiamo della bellezza e della cura dei capelli, perché sai, a volte bisogna... tenere presente che il capello deve essere curato, non è che si può fare la qualunque su un capello perché rischi di rovinarlo, così come la cura del corpo. E quindi questo, diciamo, è il lavoro ufficiale. Poi faccio tante cose, adesso in particolare sono impegnata nella campagna contro la violenza sulle donne. Ecco qua volevo arrivare, perché questa cosa è molto importante. Mi ci sto veramente impegnando tanto, perché è ora di dire basta, è ora di avere pene certe, è ora di avere pene sicure. E non si può andare avanti così, e proprio il 20 di novembre ci sarà, quindi sabato, un evento molto importante con l'Associazione Vittime Riunite d'Italia al Comune di Coriano. Ci saranno psicologi, ci saranno avvocati, perché le donne vanno aiutate con la prevenzione e con un supporto anche dopo che hanno subito violenza. Non basta dire denunciate e poi lasciate sole, bisogna e le possibilità ci sono, bisogna volerlo fare. Bene, allora noi ti facciamo in bocca al lupo. Grazie. Ovviamente per questo evento che farai anche a breve, no? Dove stai facendo? Novembre, sabato. 20 novembre. Sì, sì. Invece Siria, tu progetti futuri, lavorativi? Io progetti lavorativi, guarda, mi sto per spostare a Los Angeles, quindi sto per ricominciare. Io vado a Coriano e lei va a Los Angeles, no vabbè, allora. Sto per ricominciare da capo, nel senso che è un gioco e a Los Angeles è come ripartire da zero, quindi sono molto entusiasta.
E poi questo. Siria, scusami, ti interrompo, sì. Un altro giretto al GF ce lo potremmo anche fare. Ce lo potremmo fare. E lanciamolo questo appello. Amici, siamo in chiusura, abbiamo finito il tempo, salutiamo Pablo che sta russando. Che sta russando nessuno. Siria De Fazio, Lucia Bramieri. Grazie, buona serata. Paparazzo. Uno scoop ve l'abbiamo dato anche oggi, Lucia Bramieri si sposerà a breve, tutti a nozze. Programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it.